Una volta scomparso Russo, nel 1991, Don Manuel è rimasto l'unico custode dei segreti di Marcahuasi. Per salire da San Pedro e raggiungere i 4.000 metri di Marcahuasi si impiegano circa 2 ore. Man mano che si sale, il sentiero diventa sempre più impervio, la vegetazione si fa più rada e il sole, ormai alto nel cielo, arroventa le rocce. Ma il panorama e l'emozione dell'attesa ci ripagano di tutti gli sforzi. Ecco Marcahuasi. La prima scultura che si incontra è quella che Daniel Russo battezzò il Monumento all'Umanità. La roccia è imponente, alta più di 20 metri. Analizzandone la forma, si notano i profili contrapposti di due facce umane. Per Russo, il volto rivolto verso ovest sarebbe di razza caucasica, la razza di noi europei. Invece, la faccia che guarda ad est mostrerebbe lineamenti semitici, forse un patriarca. Appena la vide, corse ad abbracciare la pietra. La baciava su tutti i lati. Era quasi in lacrime. E io lo guardavo divertito perché prima di lui io non conoscevo le figure. Nessuno al villaggio le conosceva. Nadie en el pueblo conocía la figura. Le due facce principali non sono le uniche. Sull'altro lato della statua si può notare anche il volto di un indigeno americano, quello di un negroide, un volto polinesiano. Russo catalogò un totale di 8 visi per questo monumento, apprezzabili in diverse ore del giorno e in particolari giorni dell'anno. L'antica leggenda di Atlantide, orme di dinosauro accanto a quelle di uomini, soldati della guerra di secessione fotografati con una preda particolare, un pterosauro. E ora statue antichissime che sembrano realizzate dall'uomo con una tecnica sconosciuta. Ma davvero qualcuno ha scolpito queste facce? Oppure è la mente umana a immaginare forme nella pietra come si fa con le nuvole? Riuscire a vedere le facce tra le pietre di Marcahuasi non è così facile. È come se l'occhio o la mente dovessero abituarsi a percepire le forme di quest'arte protostorica, fatta di simboli e dolmen. Bisogna sapersi mettere in ascolto. Un'altra scultura che colpisce arrivati sull'altopiano è la madre con il bambino. Mi sorprende che alcuni non riescano a vedere le immagini, mentre altri ne vedono più di quelle che vedo io. Russo disse che ce n'erano 200, ma secondo me intendeva 200 ovvie. La verità è che sono dappertutto. Una volta ho scattato una foto e quando l'ho sviluppata ho contato 60 facce e tutte guardavano nella stessa direzione. La donna di pietra porta il figlio in una fascia sulle spalle ancora oggi usata dalle donne peruviane per trasportare i bambini. La madre di pietra si trova al centro di questa parte d'altopiano, vicina al Monumento all'Umanità. Nel settore nord dell'altopiano vi sono altri monumenti megalitici. La tartaruga, il cammello, il rospo, un altro cammello e poi il condor, l'animale che nel Pantheon andino più di ogni altro simboleggia il contatto con l'alto, con il cielo. Nella lingua locale, Hanampacha, ossia il regno del grande spirito. Ma la scultura più importante della zona nord è il leone africano. Un vero e proprio leone africano con tanto di criniera che protegge la parte nord dell'altopiano di Marcahuasi
e San Pedro de Casta, che è esattamente sotto l'altipiano. È come se qualcuno avesse tagliato di netto la cima del monte e sparpagliato le statue nei 4 chilometri quadrati. Quello che è incredibile è che sulle montagne circostanti non c'è nemmeno una figura. Niente di niente. Che mistero incredibile. Cosa significano queste pietre? Perché sembrano voler comunicare così vigorosamente con chi le guarda? Quale mano può averle ideate e scolpite? E a quale scopo? È certo possibile spiegare razionalmente la presenza di 2, 3, 4 rocce che somigliano a volti umani o a figure animali. Ma come spiegarne 200? All'alba del secondo giorno, la spedizione di Voyager lascia il campo base per procedere in direzione sud-est. La prima cosa in cui ci imbattiamo sono i resti della cittadella pre-incaica. Largo circa 15 ettari, l'insediamento presenta varie chulpas, come vengono chiamate questo tipo di torri, usate per la sepoltura dei morti. Chi ha costruito questi antichi mausolei? E quando? Se è vero che riguardo le figure nella pietra sono ancora in molti ad essere scettici, questi pochi resti testimoniano invece in modo inequivocabile che qui c'è stata presenza umana. Chi ha vissuto qui a 4.000 metri di altitudine decine di migliaia di anni fa? Chi è sepolto in queste tombe? A cosa serviva questo luogo? Cos'era davvero Mar Kawasi? Continuando il cammino in bilico tra le gole mozzafiato delle Ande, si arriva alla statua chiamata Il Profeta. Si tratta della testa di un uomo. Si può notare il turbante, la narice, la bocca e la barba aguzza sotto il mento. L'uomo guarda verso ovest. Simile al profeta è la statua chiamata l'Alchimista, incastonata a picco in un grande masso del costone nord che apre lo sguardo alla valle. Si possono vedere queste immense pietre che ci appaiono come delle sculture, anche se non perfettamente distinte. Come spiegarlo? Qualcuno crede che siano strutture naturali, che solo per caso hanno la forma di sculture. Altri credono invece che queste sono proprio delle sculture, ma che sono così antiche che nei millenni hanno subito una pesante erosione da parte del vento. Ancora figure, ancora animali. Ecco una tartaruga preistorica, un gruppo di foche. Poco più avanti, un cavallo stramazzato al suolo. Giunti nel quadrante più a sud, ci troviamo di fronte a uno dei monumenti che più affascina gli studiosi di civiltà antiche. Secondo Russo, si tratta di Tauret, la dea egizia della fertilità. Tauret, nell'iconografia classica, ha le sembianze di una femmina di ippopotamo gravida, ritta sulle zampe. Le sculture a Mar Kawasi non rappresentano solo cose peruviane. Ci sono figure da ogni angolo del mondo. Si pensi che c'è addirittura il sacro ippopotamo dell'Egitto, la divinità venerata dagli antichi egizi. Ma era la fortaleza, in spagnolo fortezza, il luogo probabilmente più importante e misterioso dell'intero altopiano. Osservandone il perimetro, la statua più evocativa è il profilo di donna africana, chiamata così per via delle labbra e delle guance pronunciate e per il tipico copricapo oblungo sulla testa. Forse la moglie di un re indigeno? Severiano ci conduce dentro la fortezza. Per raggiungere la cima bisogna affrontare le insidie dell'altitudine su una scalinata piuttosto ripida e infine una porta ad arco alta meno di un metro. Per entrare ci si deve inchinare. Al di là della porta ci sono i resti di un'acropoli. Qui
Qui viveva qualcuno. A cosa serviva questa fortezza? E ancora una volta, chi l'ha costruita? Possiamo dire che qui l'uomo ha collaborato con la natura nella definizione delle facce e degli animali, cioè scolpendo meglio quello che il vento aveva già abbozzato. Un'arte sconosciuta ma molto antica, che possiamo datare a più di 10.000 anni fa. Proprio di fronte alla fortezza c'è la scultura alta oltre 10 metri che Russo chiamava il re politico per via del casco maestoso che lo fa assomigliare a un arcaico guerriero. Chi è costui? Non c'è dubbio che Mark Awasi abbia rappresentato in passato un irraggiungibile e inespugnabile fortino. La fortezza era la torre di guardia principale. Secondo alcuni, è qui che avrebbe dimorato il leggendario re Masma. Solo il tempo potrà dire se Russo ha davvero compreso qualcosa che sfugge agli occhi di tutti gli altri, o se il suo è solo il sogno di un visionario. Daniel Russo venne qui l'ultima volta che aveva 90 anni. I concittadini lo aiutarono a salire. Era un 29 di giugno, il patrono del popolo. Arrivò sull'altopiano. C'erano le autorità ad aspettarlo. Molti studenti, tantissimi in verità, venuti da Lima appositamente per conoscerlo, per sentirlo parlare. Lui salì tranquillo, venne con me per dire: ciao, Mark Awasi. La mia età ormai è avanzata. Ti rendo la mia anima. Così facendo, salgo al divino. Torno al padre. Una civiltà sconosciuta e scomparsa. Una pagina strappata dal grande libro della storia umana. Una pagina che lascia aperti inquietanti interrogativi. È possibile che esistesse una civiltà madre di tutti i popoli della Terra? Gran parte del mio lavoro negli ultimi 20 anni si è concentrato sulla possibilità di una civiltà perduta. Potremmo aver dimenticato un intero capitolo della storia umana? La nostra immagine della storia potrebbe essere sbagliata. Quello che insegniamo nelle scuole e nelle università è che la civiltà, con tutto ciò che essa comporta, è iniziata non prima di 5.000 anni fa, con la costruzione delle prime grandi città e dei primi grandi monumenti. Prima di allora, si crede che i nostri antenati fossero dei primitivi, semplici agricoltori o cacciatori. Ma esiste un'enorme quantità di prove che illustri accademici continuano a ignorare e che sostengono che questa immagine della storia è sbagliata. Non sto dicendo che gli accademici o gli archeologi sono cattive persone, sto dicendo che sono delle brave persone altamente specializzate nel loro campo, ma proprio perché sono così specializzati e hanno le loro posizioni, è molto difficile per loro poter considerare altri punti di vista. Prima di parlare di futuro, bisogna guardarsi indietro, molto indietro, ai siti più antichi e misteriosi che l'uomo non riesce a spiegarsi. Non si spiega il come, il dove, il quando, e non se li spiega perché la cronologia standard non coincide con molti ritrovamenti e studi che sono stati fatti nel tempo. Il nostro passato sarebbe tutto da rivedere. Ormai ci sono troppe evidenze che la storia umana è iniziata molto prima di quello che crede l'archeologia ufficiale.